Partirà il 22 febbraio un corso di formazione per narratori e lettori, dove appunto i volontari di ogni associazione partner potrà partecipare e poi andare appunto a portare questa loro esperienza nei vari territori. Gli incontri saranno presso la biblioteca di Lurate Caccivio con la dottoressa Sara Rioldi e le date sono il 22 febbraio, il 1 marzo e il 15 marzo, dalle 14 alle 17. Su ogni territorio coinvolto si realizzeranno 5 animazioni territoriali. Per quanto riguarda Villa Guardia collaboreremo con l'associazione Incontro e coinvolgeremo i bambini delle scuole materne e della scuola primaria, mentre per quanto riguarda Olgiate ci saranno degli interventi al liceo scientifico Terragni e ci saranno delle letture animate anche presso le case di riposo e il grande evento del laboratorio musicale organizzato dal Magic Bus, dove saranno coinvolti i ragazzi e i nonni per appunto la realizzazione di questo CD con i testi delle storie delle persone anziane. Sono aperte le iscrizioni per questo laboratorio musicale e alla fine del nostro progetto ci sarà un concerto dove appunto sarà bello condividere anche con chi non ha potuto partecipare a tutti i vari step del nostro progetto. A Vignano invece partiremo subito, siamo molto lanciati, il 16 marzo ci sarà la prima lettura animata e abbiamo anche la possibilità di realizzare una mostra fotografica che catturerà i vari momenti di questo percorso. E invece su Lurate abbiamo la collaborazione con la banda, quindi organizzeremo delle letture animate un po' più particolari, un po' più dinamiche, perché faremo dei laboratori manuali con i bambini e la banda si presterà ad accompagnare la lettura animata anche attraverso gli strumenti, la musica, per rendere il tutto un po' più armonioso. Cose importantissime da dire ancora: avremo un convegno, come diceva Massimo, a settembre per appunto tirare un po' le fila e per condividere le riflessioni che sono emerse appunto sul ruolo del volontario senior, che sicuramente è una risorsa importantissima e molto importante lo scambio che ci deve essere tra il giovane e il vecchio, ecco, che sia una risorsa per tutti. E un passaggio di testimone, insomma. Breve.